Vabbè, il tema è appunto la Dichiarazione Universale del 48. In nome dell'umanità è il punto di domanda, no? Che ho posto all'inizio, è la questione. Quindi, seppur brevemente, cercherò di dare qualche coordinata su come si è arrivata alla Dichiarazione Universale e il suo significato. Poi sarebbe bello leggerla tutta e commentarla, non si potrà fare, però su qualche punto vorrei soffermarmi. Cioè, il testo, perché spesso la si evoca, ma non è che magari la si abbia proprio presente. Credo sia necessario, anche perché insomma risuona particolarmente oggi. E poi però vorrei porre una serie di questioni, analizzandole, critiche. Cioè, la Dichiarazione Universale del 48 è un grande documento, ma anche un grande documento aporetico, cioè che pone dei problemi sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista della politica del diritto, cioè della sua attuazione. Tutto quello che è successo da allora ad oggi ha aumentato gli interrogativi e i problemi, non l'ha ridotti, non ha dato risposte, e quindi bisogna prenderla di petto, cioè non bisogna trattarla retoricamente, la Dichiarazione Universale, ma come questione anche contraddittoria, aperta. Allora, cominciamo dicendo che il percorso che portò all'approvazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, già oggi questa cosa fa un pochino problema, si dice ora di diritti umani, ma le droits de l'homme, perché richiamava i diritti dell'uomo, diciamo, dell'eredità della Rivoluzione Francese. Esiste ancora una materia, io l'ho insegnata, diritti dell'uomo, Anna Cavaliere, la mia allieva, la insegna, e insomma c'è sempre il problema, ma diritti umani, perché? Perché diritti dell'uomo inteso come, diciamo, il maschile, ma vogliamo dire il neutro astratto, l'universale astratto. Qui c'è un primo problema. Poi, se teniamo presente l'antecedente o gli antecedenti, in particolar modo quella dell'89 francese, i diritti dell'uomo e del cittadino, in quella duplicità c'è già la prima grande aporia. Anticipiamola subito. Era quello che Bobbio, nell'età dei diritti, un libro che resta un grande libro, insomma, a distanza di tanti anni, sottolineava. E cioè lui diceva, intanto i diritti sono diritti umani, cosiddetti diritti umani, quindi più universali di tutti, sono dei diritti storici. Cioè sono un prodotto nella storia, non è che ci sono sempre stati. Ed è difficile considerarli dei diritti assoluti, assoluti vuol dire senza limitazioni possibili, anche incontrovertibili, non talmente indiscutibili che non si possono nemmeno sfiorare. Perché in realtà, per la grande parte, i diritti fra di loro, oltre a essere storici, cioè un prodotto artificiale e frutto di lotte per i diritti, che si sono realizzate nella modernità, l'età dei diritti è la modernità, sono anche in conflitto fra loro. Per esempio la libertà e la sicurezza, i diritti sociali e la libertà, la proprietà privata, le libertà economiche. Ed è difficile affermare un primato assoluto degli uni contro gli altri, tant'è che le corti costituzionali hanno elaborato la teoria del bilanciamento. Si tratta sempre di bilanciare, l'abbiamo vissuto anche ora, lo stiamo vivendo, non so se stiamo facendo un buon bilanciamento, io ho qualche dubbio, ma l'abbiamo vissuto anche in questi quasi 2 anni oramai, l'esigenza della salute, l'esigenza della libertà o anche le esigenze economiche, economico-sociali. L'esigenza della sicurezza, in questo caso una sicurezza sanitaria, e l'esigenza di affermare in maniera certa il principio di non discriminazione e la libertà, diciamo così. E comunque la libertà di scelta è certo fondante. Vedremo dopo, sono richiamati la vita, la pace, la libertà, la sicurezza come tutti i principi fondanti da cui derivano i diritti, la specificazione dei diritti. E diciamo nessuno sacrificabile. L'idea del bilanciamento vuol dire che nessun diritto negli stati costituzionali, dove poi i diritti umani vengono positivizzati e garantiti nello specifico, si chiamano diritti fondamentali, vogliamo chiamare così, nessun diritto fondamentale che nella Dichiarazione Universale viene qualificato come umano universale è
sacrificabile, è limitabile al punto tale da essere sacrificato. Cioè il bilanciamento vuol dire che tu puoi un po' limitare un diritto fondamentale, ma non lo puoi espungere. Devi sempre renderlo compatibile con gli altri e esigibile comunque, riespandibile. Si può anche un po' comprimere un diritto, ma non al punto da non renderlo più reale, effettivo, e da non renderlo più appunto invocabile, esigibile in prospettiva. Quindi, primo problema, ci abbiamo delle contraddizioni, no? Delle aporie, eh? E poi ci sono anche delle lacune, perché a volte i diritti ci mancano le garanzie, insomma ci sono un sacco di problemi nel garantire i diritti. E questo fa sì che l'idea dei diritti non possa essere concepita come la mera estrinsecazione spontanea, quasi automatica, di un'essenza etica, universale, umana. Perché? Perché il modo in cui l'umanità ha pensato se stessa è molto cambiato nella storia. O addirittura all'interno dell'umanità ci sono fette di umanità, come le vogliamo chiamare, popoli, culture, si articolano in vario modo, nazioni che si autoelaborano e rappresentano in maniera diversa. Cioè il mondo è plurale. E forse è un bene che sia così, no? Direi che è un bene, è un pluriverso. In qualche modo anticipiamo questo nodo. L'umanità è più che una risposta, è una sfida, è un campo di battaglia, perché è oggetto sempre di una ridefinizione e in qualche modo anche di un conflitto, di una lotta. Gli antropologi ce lo insegnano, l'umanità è il risultato di un processo. È un fare umanità, dice Francesco Remotti, no? Ovvero, il concetto di umanità, ciò che noi mettiamo dentro l'idea di umanità, cambia nel tempo ed è un artificio storico-culturale. Del resto l'aveva già, a dire la verità, capito Hegel, il vecchio Hegel, perché quando parla di seconda natura, di eticità come seconda natura, di produzione dello spirito a partire da se stesso, quindi di una natura seconda, è come se noi nella storia creassimo a partire dalla nostra natura originaria, immediata, ma elaborandoci e entrando in relazione, una natura seconda che è artificiale, culturale, e beh, già il vecchio Hegel l'aveva in fondo anticipato e capito. Possiamo aggiungere questo, che di veramente universale ci sono le grandi sfide a cui l'umanità deve rispondere, no? Ogni popolo, ogni anche tribù, anche il più piccolo, anche quello che sbagliando viene qualificato come virgolette primitivo impropriamente, perché in realtà sono sempre invece culture in realtà molto complesse. Ognuna deve, le sfide sono universali, perché cosa voglio dire? Il nascere, il morire, la procreazione, appunto il trasmettere, no, ai posteri, ma persino le cose materiali, il cibo, no, notoriamente. L'antropologia culturale ci mostra il passaggio dal crudo al cotto, i riti di passaggio, cioè l'inserimento nella società, il bisogno di avere delle credenze, di dare valore a qualcosa, a cui ha risposto la religione, poi ha provato a rispondere la filosofia, ma comunque in altre forme risponde l'arte, ecco l'assoluto, le forme dello spirito assoluto. Allora, le sfide sono sfide universali, sono sempre quelle. E sono anche legate, attenzione, alla nostra complessione psicofisica, cioè al fatto che poi c'è un dato naturale, cioè appunto che siamo esseri finiti, che cresciamo, no? Ci evolviamo, quindi sono dati universali perché elementari. Le risposte sono molto diverse. E la cosa straordinaria, cioè nel senso che la cultura ha dato risposte diversissime al senso e all'organizzazione anche del nascere, del morire, alla famiglia, le famiglie, il clan, fino alla famiglia mononucleare borghese e così via. Naturalmente poi ora da tempo con l'ingresso della tecnologia che consente di manipolare anche il dato puramente naturale,
la cosa si è molto complicata, perché noi arriviamo a spingere la natura artificiale, seconda, cioè l'artificio, anche nella natura fisica, il che pone anche dei problemi di bioetica e di diritto notevoli, che incrociano anche la questione della dignità e dei diritti umani, diciamo. La cosa, aggiungo solo questo, c'è un manifesto dell'antropologia culturale critica, che è il libro di Ruth Benedict, no? Modelli di cultura, libro meraviglioso, se non l'avete letto a suo tempo, non l'avete mai letto, leggetelo, è stato ripubblicato dalla Terza, è un libro splendido, che fa vedere che tante cose, ma è una critica della pretesa dell'Europa di essere il modello universale dell'umanità. Premessa da cui deriva un po' anche l'idea dei diritti originariamente, perché in fondo sono i diritti elaborati nella cultura europea o occidentale, che vengono proiettati fuori, e questo un po' un problema può comportare, ma poi lo diremo. Ruth Benedict fa vedere, oltre a criticare questa radice etnocentrica della cultura occidentale, ma allo stesso tempo a salvare il pensiero critico, cioè l'eredità del pensiero critico che viene dalla cultura europea moderna, e a valorizzarla, anzi a rilanciarla, a dire dobbiamo andare oltre, dice anche attenzione, perché poi ogni gruppo umano, anche i più piccoli, si raggruppano, si organizza, si costituisce in una totalità culturale che è data dalla somma delle risposte diverse culturali alle grandi sfide antropologiche, addirittura originariamente naturali, fisico-naturali, che ognuno di noi e ogni gruppo umano deve affrontare. Cioè le culture poi si differenziano, anzi diventano quasi olistiche, diventano un tutto, e questo ci dice perché è difficile, storicamente è sempre stato molto difficile tradursi e capirsi reciprocamente fra culture altre. Lo è stato difficile persino nel mondo occidentale, nella cultura europea, no? Che pure aveva degli elementi comuni, ha degli elementi comuni. Figuriamoci con culture diverse, e che ci sono popoli, tradizioni culturali che hanno fatto anche la scelta un po' di immunizzarsi, no? Notoriamente il grande impero cinese, che ha elaborato una cultura millenaria, diciamo era abbastanza diffidente quando arrivava qualcuno, cioè tendeva, magari ospitava, però tendeva a dire noi siamo questi e voi siete quest'altri. Cioè a non cercare questa uscire da fuori di sé, questa universalizzazione che è un po' tipica dell'Occidente, ovvero una sorta di autotrascendimento. Noi abbiamo delle radici ma andiamo oltre. È una grande cosa questo andare a oltre, questo voler conoscere gli altri, questo proporsi anche agli altri. Naturalmente in tutto questo, parliamoci chiaro, c'è stato anche la conquista del Nuovo Mondo, il genocidio dei nativi, il colonialismo, cioè in questa spinta universalistica dell'Occidente, che è anche alla radice dei diritti, in fondo, no? Dell'universalità della Dichiarazione Universale, c'è anche un rischio. Ecco, teniamolo sempre presente, questo breve quadro antropologico, per dire attenzione, perché l'umanità non è un concetto ovvio, ma è un concetto problematico, in realtà è fatta di culture diverse, e l'universale è comunque un prodotto nostro, il che non significa che non sia argomentabile, che non abbia buone ragioni, che se si vuole non si possa anche considerare universale da un certo punto di vista, o comunque universalizzabile, ma l'importante è pensarlo sempre criticamente e autocriticamente, ovvero stare attenti a non trasformare l'universale in universale polemico, in un mezzo per la sopraffazione degli altri. Ora, la Dichiarazione Universale, che come sapete probabilmente fu approvata il 10 dicembre del 48, frutto di un percorso irto di ostacoli, la Commissione dei diritti umani, che era presieduta da Eleanor Roosevelt, che molto si spese, no? Durante la guerra, per dire cerchiamo di fissare un mai più, di stabilire un principio, alcuni principi in cui ci riconosciamo, rischiò di naufragare. Perché? Perché verso la fine della guerra già, e poi quando è finita, risolto il problema ovviamente del nazismo, i due blocchi cominciavano a organizzarsi, e il blocco sovietico imputava ai paesi occidentali, quindi agli paesi europei, in particolar modo al Regno Unito agli Stati Uniti, di pensare solo alle libertà liberali, ai diritti di libertà liberali, e quindi anche alle libertà economiche.
dall'altra parte, e di tralasciare i diritti sociali, le politiche sociali. Dall'altra parte l'Occidente, per semplificare, imputava al blocco sovietico di non tener conto della libertà, cioè di avere una visione pianificatrice, fondamentalmente autoritaria. C'era anche un po' del vero da tutte e due le parti, in qualche modo. Fra l'altro, una cosa interessante è che a un certo punto il delegato sovietico, strumentalmente ma ponendo un problema serio, propose la questione della pena di morte. Cioè, diciamo, la dobbiamo affermare anche l'abolizione della pena di morte. Era chiaramente una provocazione agli americani, agli statunitensi, dove la pena di morte in alcuni stati ancora esiste, e a quel punto si rischiò la rottura. Poi alla fine invece si decide, si riuscì a definire un quadro e a un accordo. Perché? Perché si voleva dare un segno, appunto fissare simbolicamente anche una linea, tracciare una linea, quasi un tabù, un dire mai più, mai più, non deve mai più accadere quello che è accaduto nella tragedia della guerra civile europea, delle due guerre mondiali. E quindi dobbiamo far vedere che comunque un consenso minimo tra le nazioni si crea, è possibile crearlo. Tenendo presente quella che era stata la lezione di Kant, no? Kant aveva detto, aveva parlato di segno prognostico, il fatto che con la rivoluzione francese per la prima volta sia stata affermata la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino può essere inteso come un segno prognostico, cioè non la garanzia assoluta, però un segno premonitore, una prognosi positiva sul futuro di un avanzamento della ragione. E lì è la stessa cosa, dire bisogna dare questo segno prognostico per il futuro dell'umanità. È stata sconfitta le dittature nazifasciste, ma il mondo è diviso in due, l'arma nucleare, insomma abbiamo visto, i drammi non erano finiti. Dobbiamo cercare di incanalare verso una convivenza, e una convivenza basata su principi comuni, realtà appunto storico-politiche molto diverse. E alla fine ci sono riusciti, cioè questa dichiarazione universale è stata approvata, come, e quindi essendo stata approvata rappresenta un documento giuridico. Ora, quindi è stata positivizzata, come si dice, no? Diritto è ciò che è posto secondo le modalità previste e dalle autorità autorizzate a farlo, dai poteri autorizzati a farlo. E questo è accaduto nel caso della Dichiarazione Universale. Poi naturalmente la critica alla dichiarazione qual è? Subito scattò, anche da parte di illustri giuristi, ma era una critica in parte anche motivata. Beh, non è proprio diritto, cioè nel senso questi diritti non sono proprio diritti giuridici veramente giustiziabili, veramente giustiziabili vuol dire garantibili in un processo e veramente applicabili, sono delle norme programmatiche, lo si disse anche della Costituzione italiana della prima parte, e sono degli auspici, sono delle norme morali più che giuridiche in senso stretto. Però in realtà, e questo certamente in parte è vero, cioè che siano delle norme morali fondamentalmente in cui ci si riconosce, è vero, però è importante che siano state positivizzate, perché questo comunque conferisce loro uno status più cogente, più stringente, e poi afferma anche, ora lo vedremo subito, qualche principio nuovo. Per chiudere il discorso su Bobbio parlava di tre fasi dell'universalizzazione che segnano l'età dei diritti. La prima è una fase in cui c'è solo l'universale e non c'è la positivizzazione. I filosofi, che fra 6 e 700, il 700 in modo particolare, elaborano sulla scia del giusnaturalismo, cioè nell'ambito del giusnaturalismo moderno, cioè una teoria razionalistica dei diritti, un'idea di ordine e un'idea dei diritti molto diversa, anzi opposta, polemica, che si contrappone radicalmente al diritto che c'è. Quindi i diritti come strumento, i diritti universali, cioè fondati nella ragione, come strumento per contestare l'ordine dell'antico regime. Quindi sono solo universali ma non giuridici, non positivizzati, non politici se si volete, non determinati storicamente.
Prima fase, universalismo senza positivizzazione. Seconda fase, che è frutto però della precedente, con le due rivoluzioni, diciamo l'americana e la francese, positivizzazione dell'universale. Cioè, in un paese c'è una rivoluzione che rovescia la logica della sovranità, afferma il potere costituente, afferma la sovranità popolare, democratica e soprattutto proclama prioritariamente i diritti inviolabili, che sono del cittadino in quanto fondati universalmente. Massimo di positivizzazione, massimo di politicità, perde in universalità, dice Bobbio però, perché è l'applicazione dell'universale in un contesto specifico, la Francia rivoluzionaria. Cioè è in un'unità politica determinata. Poi la Francia proverà anche a esportare i diritti, però appunto è un'esportazione con le armi, quindi una politica dei diritti particolarmente polemica, aggressiva. Comunque diciamo che se prima erano tutto universale e niente di concretizzato, di qua c'è tanta concretizzazione ma si rischia di perdere l'universale. L'obiettivo finale sarebbe quasi un movimento dialettico, per Bobbio dice però difficile da realizzare ed è tutto da vedere che sia possibile, sarebbe quello di coniugare universalizzazione e positivizzazione su scala mondiale, cioè di avere dei diritti positivi effettivamente garantiti universalmente, cioè su scala mondiale. La Dichiarazione Universale del 48 è stata la grande speranza di poter fare questo. Ecco perché è un'immaginazione del futuro, no? Il tema di queste giornate è il futuro, l'immaginazione del futuro. È stato un tentativo di aprirsi una via nel futuro. Tra l'altro è stato portato avanti consapevoli delle differenze culturali, ma non erano solo quelle con il blocco sovietico per ragioni ideologiche e sociali, ma anche ovviamente con i paesi, diciamo, asiatici, no? Con le culture altre rispetto a quella occidentale, con l'India, con la Cina, insomma con tante realtà. E in realtà lì ci fu uno sforzo, anche con la collaborazione di intellettuali, di elaborare, seppur su un terreno, una sorta di palinsesto europeo-occidentale, un dialogo comune. Cioè ci fu un tentativo di ascolto anche di voci esterne. Ora, naturalmente erano in gran parte intellettuali o politici intellettuali o diplomatici o giuristi, quindi intellettuali, filosofi, che erano stati formati magari in Occidente o avevano molto dialogato con l'Occidente. Quindi non bisogna magari farsi troppe illusioni, non bisogna raccontarsi una storia così un po' falsante, no? È chiaro che questi contributi erano contributi già preparati e predisposti dal fatto, come spesso capita per esempio, no, pensiamo ai paesi del Nord Africa, che gli intellettuali, i giuristi che dialogavano e si ponevano come interlocutori erano già iperfamiliarizzati, cioè formati alla cultura dei diritti tipica dell'Europa. Mi è capitato varie volte in passato con Danilo Zolo, cioè di discutere con giuristi e giuriste o filosofi, anche filosofi del diritto, tunisine, allora anche libiche, per fortuna, cioè era possibile, allora poi è successo un patatrac, o anche marocchine, eccetera, che di fronte alla critica all'entrocentrismo, cioè al fatto che poi questi diritti universali in realtà sono la proiezione di un nostro modello, di un radicamento nostro, che noi avanzavamo, Zolo, che è stato un grande studioso in particolar modo, loro dicevano sì, poi facciamo tutte le critiche all'etnocentrismo, però intanto facciamoli i diritti da noi, cioè garantiamo lo Stato di diritto, che è una cosa illuminante, perché per un modo le donne giuriste lo sottolineavano, cioè in Tunisia per esempio, tutto, che è il paese in cui più nel mondo arabo si è realizzato uno Stato costituzionale di diritto, con dei limiti, però si è realizzato, e infatti per questo è stato oggetto di campagne feroci del fondamentalismo islamico, perché è un esempio che non, un po' anche in Marocco se c'è un'evoluzione positiva, sono esempi che sono un problema, perché fanno vedere che tutto sommato si può trovare una via, no? Anche fra società tradizionali che hanno un sostrato religioso e alcuni strumenti, alcune idee
cardine che sono frutto della cultura europea e che in qualche modo, certo, all'inizio col colonialismo, con gli effetti culturali della colonizzazione, sono state anche tradotte nelle istituzioni e anche nelle istituzioni formative, cioè nelle università di taluni paesi del Nord Africa, perché la verità è questa, sono università che magari sono state costruite sul modello, che so, della Sorbonne, no? Cioè, la matrice, non bisogna nasconderselo, la matrice di alcune idee giuste e che magari loro, gli stessi ex colonizzati, rivendicano per primi, anzi forse oggi ci credono persino più di noi, è chiaro che è una matrice storica che è legata anche alla storia del colonialismo. E per fortuna però, con quello diceva Sia, prendete sul serio questi principi che affermate, faticosamente sono state rovesciate in principi anticoloniali. La Dichiarazione Universale è chiaramente segnata dalla consapevolezza che si deve aprire una storia di decolonizzazione, anche se parla ancora esplicitamente, parliamoci chiaro, di colonie, parla di territori sotto la protezione, sotto protettorati, no? Cioè che sono sotto paesi, che sono paesi guida. Però è ovvio che c'è un movimento interno che viene anticipato, cioè l'obiettivo, uno degli obiettivi della dichiarazione è quello di innescare un processo di progressiva liberazione, di decolonizzazione. Le novità della dichiarazione, quali erano? Dal punto di vista teorico-giuridico, soprattutto due. Uno, il carattere universale e non semplicemente internazionale. Cioè non era un problema di un diritto tra naziones, internazionale, ma è proprio l'idea di un diritto cosmopolitico, diciamo così, con tutti i problemi, perché poi atterra dall'alto, è come un'astronave, da dove viene? In realtà sorge comunque dalle storie dei popoli e delle diverse culture, però diciamo è pensato, affermato come un diritto universale, cosmopolitico, ovvero al diritto internazionale classico, vigente ancora, diciamo erede di Vestfalia, della pace di Vestfalia 1648, che è un diritto pattizio, diritto internazionale come un diritto risultato degli accordi tra gli stati, si sovrappone un diritto nuovo, diciamo così sovranazionale, che vale non come conseguenza di accordi tra stati, ma come vale in assoluto, diciamo così. Poi certo, questa universalità positivizzata è comunque frutto del consenso di tante nazioni, di tanti stati che hanno dato questo, più di 100, che hanno dato questo consenso, no? Quindi alla fine c'è sempre una matrice, c'è una pluralità alla base. Però una volta che l'hai affermata, è stato positivizzato, quello è un diritto universale cosmopolitico, che non elimina, ma si sovrappone o comunque si aggiunge al diritto internazionale tradizionale. Primo punto. Secondo, anche con delle tensioni fra i due livelli, occhio, a naso il diritto internazionale classico continua a essere un po' più sostenuto dalla forza, un po' più, trova facilmente più i suoi attori e coloro che lo rivendicano, che poi sono le potenze. E si apre, diciamolo subito, il grande rischio che le potenze egemoni usino, pretendano di usare il livello cosmopolitico, cioè il livello universale, anche la Dichiarazione Universale dei Diritti o la Carta dell'ONU, che è il risultato dei principi elaborati a Norimberga in qualche modo, per affermare una loro potenza, giustificandola in termini morali universalistici. Quindi strumentalizzando l'universale, che è un rischio enorme, perché lo delegittima, oltre ad essere odioso, perché la cosa più odiosa che c'è è fare i propri interessi, essendo pure una superpotenza, appoggiandosi a un diritto, e nemmeno al diritto del più forte, che va combattuto, ma almeno è trasparente, ma a un diritto superiore, a un diritto che tutelerebbe l'interesse di tutti, no? A un diritto universale. È questa perversione dell'universale che abbiamo conosciuto purtroppo dopo l'89, quando c'è stata una humanitarian turn, come è stato chiamato, cioè una svolta umanitaria,
si è pensato di poter finalmente non solo affermare, ma proprio garantire in concreto un diritto umanitario. Beh, in realtà poi questo diritto umanitario a cosa ha dato luogo? A cosiddette operazioni di polizia internazionale così qualificate, che di solito erano delle guerre, chiamiamole col loro nome, dalla Jugoslavia alla prima e alla seconda guerra in Iraq, la prima forse un po' più giustificata dal punto di vista del diritto formale, perché comunque una invasione c'era stata. Si trattava di difendere la sovranità del Kuwait, di reintegrare il diritto sovrano del Kuwait e il diritto dell'integrità territoriale, anche se poi insomma ci fu un dibattito e c'è chi sosteneva che poi insomma la situazione fosse stata anche tutta un po' creata quasi ad hoc. Ma in ogni caso lì un principio fondante del diritto internazionale, anche classico, era stato violato e ci si proponeva di reintegrarlo, no? Di ristabilirlo diciamo contro l'Iraq di Saddam, Iraq di Saddam che era stato finanziato fino a poco prima contro, in funzione anti-iraniana, dagli americani. Quindi se poi uno fa un'analisi politica, di politica geopolitica, di politica internazionale, le cose si complicano. Però Bobbio, per esempio, difese la prima guerra in Iraq, ma la seconda era indifendibile. Io ci ho scritto un libro su questo, l'Occidente contro se stesso. Perché? Perché era una guerra in cui gli Stati Uniti affermavano tranquillamente il diritto del più forte e anzi il diritto a una prevenzione assoluta, cioè in nome di un rischio eventuale noi abbiamo il diritto di difenderci in ogni modo. Quindi non la legittima difesa, ma anche la legittima difesa rispetto a un rischio del tutto eventuale, che la globalizzazione poi non fa altro che enfatizzare, cioè il mondo globale è pieno di rischi. Ma se uno comincia a dire, ma io penso che tu potresti essere un pericolo domani e quindi adesso ti faccio fuori, capite bene che diventa la legittimazione del diritto del più forte. Il principio poi di fondo era, che fu detto praticamente, al di là del fatto che si mentì ai popoli, no? le armi di distruzione di massa, poi le cose sono emerse, ma già allora se uno non voleva mettersi il prosciutto davanti agli occhi lo capiva. Il principio di fondo fu: siccome lo possiamo fare, lo facciamo.